Un privato cittadino, a quanto sembra residente all'estero ma grande amante della città delle Palme, è intenzionato a finanziare alcune opere di ristrutturazione del castello di Arco. Per questo motivo, questa mattina, il referente del comune, Roberto Zampiccoli, assieme all'assessore Miori ed altre autorità, hanno accolto sul prato della Lizza l'assessore provinciale alla cultura Mellarini e i referenti dei beni culturali per verificare il margine di intervento delle opere che si vorrebbero fare, senza modificare logicamente l'ambiente storico. Il benefattore, il cui nome è ancora top secret, andrebbe a coprire in parte l'intervento di sistemazione e ristrutturazione, mentre da parte della provincia potrebbe arrivare un ulteriore contributo. Sentiamo le interviste. Grandi idee per il castello di Arco. Ma le idee ci sono da molto tempo, abbiamo avuto un progetto che è stato sviluppato dalla Sovrintendenza di Trento sulla scorta di informazioni che venivano dal nostro ufficio attività culturali, sono state praticamente accolte tutte le istanze che l'ufficio aveva mandato a Trento, adesso stiamo realizzando mano a mano tutto quello che siamo in grado di realizzare, siamo partiti circa un anno fa con la realizzazione della Lizza Inferiore che è ad oggi allo stato di progetto esecutivo, quindi a brevissimo cominceranno i lavori. Penso appena finita la stagione estiva cominceranno i lavori di realizzazione della messa in sicurezza della parte inferiore, della Lizza inferiore e a seguito, immediatamente dopo, cominceremo con l'allestimento dell'orto dei Semplici come viene definito. E progetti futuri che sono stati illustrati oggi all'assessore si possono sintetizzare? Sì, sintetizziamo molto velocemente nel coinvolgimento di una entità privata, di una persona che si è detta disponibile a investire qualche soldo, insomma, non abbiamo ancora ben chiaro quanto sarà, però un finanziamento di alcune opere che andremo a concordare con la sovrintendenza, ma nelle nostre intenzioni sarebbe quello di realizzare finalmente il bar definitivo per allontanare definitivamente quella situazione di precarietà che contraddistingue il nostro bar da molti anni, anche se ad oggi, devo dire, da 2 anni a questa parte il bar ha cambiato, pur essendo ancora chiaramente provvisorio, ha cambiato completamente faccia, adesso molto accogliente, però dare una struttura definitiva sarebbe molto interessante. A fronte di questo noi vorremmo che venisse ristrutturata la Torre Renghera per renderla finalmente accessibile non soltanto come torre vuota, ma come una torre con dei contenuti soprattutto culturali. C'è disponibilità da parte di questa entità privata. Adesso ho chiesto questo incontro alla sovrintendenza dell'assessore Mellarini proprio per verificare se da parte della provincia ci fosse la disponibilità a collaborare non dal punto di vista economico ma dal punto di vista culturale. Abbiamo ottenuto sia dall'assessore Mellarini che dalla sovrintendenza, nella persona del sovrintendente Marzatico, ampia disponibilità. Quindi oggi diciamo, l'appuntamento è stato molto costruttivo. Da adesso si dovrà passare alla fase realizzativa e lì ci vorrà qualche mese per capire che cosa la sovrintendenza ci permette di fare nelle strutture del castello e proporre queste opportunità allo sponsor, chiamiamolo così.